Ieri 9 ottobre 2021 ci sono state manifestazioni in varie città d'Italia e a Roma la manifestazione è degenerata in numerosi scontri e con l'occupazione e l'invasione da parte di molte persone del sindacato della CGIL. È notizia di poco fa che sono stati arrestati due esponenti di Forza Nuova e altri, forse ci saranno altri arresti, questo non lo sappiamo. 7 giorni fa sono stato bloccato per aver diffuso questo post su Facebook. Lo leggiamo perché entra nel merito di quello che è successo proprio a Roma e nelle altre città con queste manifestazioni. Come vedete, Facebook mi ha bloccato per 7 giorni, in quanto questo post prefigura l'incitamento all'odio. Allora, leggiamolo attentamente insieme. Italiani, un popolo di idioti che scende in piazza a gridare libertà invece di andare sotto le case di politici e massoni, servi dell'elite neoliberista. A proposito, state vedendo quante risorse continuano a sbarcare? Le risorse sono ovviamente gli immigrati e stanno costruendo, mi sembra, 120 km di muro, 12 nazioni per fermare questa invasione da parte di questi immigrati in Europa. Lo sapete che dovete mantenerli con il vostro lavoro, perché queste persone vengono qui e bisognerà mantenerli attraverso le tasse dei pochi italiani che ancora stanno lavorando e che non ce la fanno più. E neanche basta. Questi stranieri occupano le case degli italiani e i giudici, i politici, le forze dell'ordine, oltre a non cacciarli, vi obbligano anche a pagare le tasse per la casa. Ma va bene così, Taliota, mi raccomando, ora ci sono le elezioni, continua a votare per mantenere in piedi questo sistema di dittatura e poi anche il coraggio di lamentarti. Fortunatamente c'è stato almeno un 6-7% di persone in meno che non hanno votato nelle amministrative, quindi speriamo che continueranno a svegliarsi le persone. Ma spieghiamo un attimo questo post. Tutti i partiti, sia destra sia sinistra, tutti i partiti, stanno recitando con i loro politici un teatrino dove loro sono le marionette i cui fili vengono tirati al vertice del potere da personaggi ben nascosti che sono una oligarchia di banchieri neoliberisti ben nascosti dietro il Vaticano da oltre 2000 anni, personaggi che abbiamo tirato fuori con nomi e cognomi nel libro I Re dei Re, quando San Pietro nel 46 rese vescovo in Francia Orsini, Aristobulo in Gran Bretagna, da questi personaggi poi, dai loro matrimoni che ne deriveranno, nascerà questa elite di banchieri che creerà il cristianesimo, tutti erodiani che stanno mettendo sotto dittatura in ginocchio tutti gli stati europei, e di questo ve ne portiamo prove, cari miei. Ora, andare a manifestare in piazza vuol dire andare a scontrarsi con la polizia, ma oltretutto contro chi si va a manifestare? Contro un palazzo di potere dove all'interno non c'è nessuno? E io ho detto, innanzitutto istigazione alla violenza, che dice il post, la violenza non la sta facendo il popolo, ma la stanno facendo i servi e l'oligarchia bancaria che comandi questi servi, ovvero questi politici e i banchieri che con una truffa gigantesca hanno costretto al suicidio migliaia di imprenditori e messo in povertà milioni di italiani. Per spiegarvi questa truffa, si sono appropriati della sovranità monetaria, del diritto di stampare moneta di tutti gli stati in tutto il mondo. Ora ve la spiego in un secondo come funziona questa truffa. Il denaro è un semplice strumento che serve per scambiare quello che noi produciamo. In realtà è carta straccia senza nessun valore.
Ora facciamo conto che siamo in tre persone, uno produce una mela, costa 1 euro, uno un arancio, costa 1 euro, uno un chilo di pane, costa 1 euro. Ovviamente questo prezzo è un prezzo che abbiamo stabilito per questi prodotti per poterceli scambiare. Se questi 3 euro vengono stampati dallo Stato e messi a credito al popolo, il popolo si scambia quello che produce senza creare debito. Cosa è successo invece? Che questi banchieri hanno corrotto tutti i politici, infatti neanche un politico parla di questa truffa del signoraggio bancario e della truffa della moneta a debito, creano questi 3 euro dal nulla e li addebitano allo Stato, ovvero al popolo. Nel momento in cui noi ci siamo scambiati questi 3 prodotti, abbiamo creato un debito verso i banchieri, che poi tasseranno il nostro lavoro parassitandoci per riprendersi il debito. Quindi tutto il lavoro che noi facciamo viene parassitato da chi? Innanzitutto dai banchieri che creano denaro dal nulla, dalla casta dei politici tutti, dai preti che non lavorano e che hanno eletto, deificato i patriarchi di questa elite kurgan erodiana per costruire le religioni, e i massoni, anche loro servi di questa elite neoliberista che usano simboli di quei personaggi di cui abbiamo svelato tutto quanto a partire da 5.000 anni fa, da quei personaggi kurgan. Andiamo un attimo invece a vedere cosa è successo nella manifestazione di ieri a Roma, perché io ho detto, invece di andare sotto nelle piazze a scontrarci con la polizia, guardate cosa è successo. Questa persona è una persona in borghese. Ci sono dei manifestanti che stanno cercando di ribaltare la camionetta della polizia e c'è questo personaggio in mezzo a loro. Ora non si capisce se sta cercando di ribaltarlo anche lui o sta cercando di fermare il ribaltamento del camion, ma tant'è che questo personaggio è un infiltrato in borghese, vedete che sta picchiando qui dei manifestanti. Ora, questa strategia è una strategia che è sempre stata fatta d'arte per dare dei terroristi poi a chi va a manifestare proprio nelle piazze, andandosi a scontrare con la polizia, e molte volte vengono fatti e creati ad arte questi scontri. Per cui ho detto, caro italiota, italiano idiota, vuoi uscire da questo sistema di dittatura? Uno, non andare più a votare perché entrando dentro le urne elettorali, anche per annullare o fare scheda bianca, tu stai riconoscendo questo sistema di dittatura che hanno creato attraverso la delega con il voto, dove tu vai a delegare le politiche sociali con il voto a questi politici che sono tutti servi dei banchieri. E invece, ma essendo poi inattaccabili, cari Rothschild, i nomi poi di questi banchieri li trovate tutti nei nostri libri, non potendo andare sotto casa loro. Bene, invece di andare in piazza, andiamo sotto la casa di questi servi dei banchieri. Perché? Non sto parlando di atti di violenza, sto parlando di atti di protesta. Perché quel politico che ha dentro casa moglie e figli, quando si sente dire che è un ladro che sta appoggiando questi banchieri, perché non parla della moneta a debito, perché ci hanno fatto togliere la sovranità monetaria, beh, ragazzi, lì andiamo a mettere veramente alle strette quello che è il potere vero e proprio attraverso i loro servi, e qualcosa si smuoverà. Ora, io non sto solamente istigando all'odio, sto dicendo solamente di fare proteste e di smascherare questo sistema di dittatura che è millenario, perché attraverso l'usura e le religioni hanno preso il potere in tutto il pianeta. Cosa vi devo dire? Riflettete, perché questa
per uscire fuori da questa dittatura bisogna combattere le religioni nate per deificare i patriarchi di questi personaggi che usarono proprio l'usura e la nascita delle religioni per sottomettere tutti i popoli e riappropriarci della sovranità monetaria per poterci scambiare quello che noi produciamo. Io vi sfido a trovare un solo partito che abbia portato nel suo programma elettorale, anche in passato, la sovranità monetaria per riprenderci quello che è nostro, per poterci scambiare senza essere usurato da questi parassiti il nostro, che usurano il nostro lavoro, neanche un euro. Nel momento in cui lo Stato produce, crea moneta per scambiare quello che noi produciamo, tutto questo non esisterà più e questo potere cadrà. Altro problema, il problema del Covid, dei vaccini, del Green Pass sì, Green Pass no. Ragazzi, il Covid è stato creato in laboratorio e questo è uscito fuori. È stato creato molto probabilmente, volutamente, ma se noi avessimo avuto la sovranità monetaria, perché il Covid c'è, ha fatto morti e danni, anche se poi sono stati messi nel calderone tutti, anche i morti per infarto, tumori, eccetera, eccetera, noi avremmo potuto, uno, creare dei vaccini attraverso i nostri scienziati con i nostri laboratori di ricerca, e due, avere avuto una nostra industria farmaceutica finanziata da noi, e non ci sarebbe stato tutto questo, tutte queste paranoie nei confronti di vaccini a mRNA, che i cui effetti a lungo termine non si conoscono. Spero di essere stato abbastanza chiaro, quindi il problema di tutto questo è a monte: a riprendere la sovranità monetaria, creare un nostro Parlamento sovrano, andare a protestare non più delle piazze, ma sotto le case dei servi di questi banchieri che hanno creato milioni di persone che hanno messo in povertà, povere, e migliaia di imprenditori che sono stati costretti al suicidio perché impossibilità di pagare tasse che sono una vera e propria una vera frode attraverso il sistema di questa moneta debito che loro creano dal nulla. Vi invito a riflettere, non sono qui per incitare l'odio, sono qui per dare, casomai per indicare una nuova strada di protesta per risolvere questa situazione, questo stato di dittatura che è millenario. Grazie.